sono Pini Esposito ed ero un insegnante di Simran Kumar. Non è facile trovare le parole giuste in un momento così difficile, infatti ho preferito scriverle. Ma credo che il modo migliore per onorare la nostra amata Simran sia quello di riflettere sulla luce che ha portato nelle nostre vite. Simran ci ha sempre accolti con un sorriso. Sorrideva in classe, durante i lavori di gruppo con i suoi compagni. Sorrideva quando alzava la mano pronta a dare la risposta alla domanda dell'insegnante. Sorrideva quando ti incontrava in giro per il campus durante gli intervalli. E il suo sorriso parlava di rispetto, di gentilezza e di affetto. Oggi, nonostante il dolore, vogliamo salutarla con lo stesso sorriso, con gli stessi colori e con la stessa luce che lei ci regalava ogni giorno a scuola. Questa commemorazione non vuole essere solo un'occasione di cordoglio, ma di catarsi, di unione, di speranza. E infatti ci troviamo proprio qui, nel Bosco della Speranza, un luogo nato per ricordare gli studenti che sono con noi in altre vesti, in nuove e più nobili sembianze. Ringrazio di cuore coloro che con il loro impegno hanno realizzato questo momento. Ora, con Federico Marani alla chitarra e Damiano Strega all'armonica, mi accingo a cantare un brano che ci ricorda che nonostante tutto, la bellezza della vita rimane, così come l'amore che abbiamo condiviso con Simran. Per tutti noi, Beautiful That Way, brano tratto dal film La vita è bella. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to a word they say, because life is beautiful that way. Tears, a tidal wave of tears. Bosco della speranza, non bosco dei morti. A sottolineare che in questo ambiente i cari che ci hanno lasciato. Li sentiamo ancora vivi e presenti. In questo bosco vogliamo quindi, proprio qua, celebrare una memoria viva di Simran. Sono andato a cercare il significato del nome Simran, che fa parte della cultura indiana Sikh. Vuol dire meditazione o contemplazione. Il nome indica una persona spirituale, introspettiva, di una personalità pacifica, riflessiva, in sintonia con l'universo e il divino. Dalle testimonianze che ho raccolto su Simran posso dire che era proprio così. Una ragazza solare, gentile, piena di sensibilità. Anche le educatrici del centro aggregativo del comune di Corte Maggiore hanno ricordato quanto mancheranno i suoi abbracci. Di esperienza ne ho nella scuola, però potete bene immaginare che cosa significhi per me, così come per tutti i docenti, così come per tutto il personale, poter vedere una ragazza che atterra in un istituto scolastico. Scuola che è il centro, no, del nostro interesse, ma soprattutto che è veramente che rappresenta il futuro, ecco, per i giovani, no? Cuore pulsante di quello che è il futuro dei ragazzi, dei giovani, sui quali noi investiamo tantissimo e che rappresentano anche il nostro futuro, no? E quindi siamo chiamati sempre a dare loro il massimo di quello che possiamo dare. Io lo faccio in termini di responsabilità individuale, chiaro. Anche in queste situazioni devo avere una vision su quello che sarà il nostro istituto, su quello che vorrò dare ai miei ragazzi che sono presenti qui così numerosi e che ringrazio perché sono stati veramente eccezionali in questo frangente. Non c'è bisogno che lo sottolinei, sapete, io non sono uno di molte parole, sono sincero, però gli occhi li ho, vedo, osservo e capisco benissimo anche da parte vostra quanto avete condiviso. Dicevo,
che nonostante tutto l'impegno, quello che è stato, ecco, non siamo riusciti ad evitare questa tragedia. Sarà chiaramente da parte nostra, mia in modo particolare, cercare di fare ancora di più. Continuo a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. Cara Simran, ti conoscevo da solo 3 settimane e mi ero già legata a te. Quando ti guardavi eri sempre sorridente e mi rallegravi sempre le giornate. Eri una brava amica e una brava persona. Anche se ti conoscevo da poco, si capiva che era una persona speciale e buona di cuore. Mi manchi. Segno della vita.